Benvenuti al secondo appuntamento del ciclo di incontri di lunedì dopo cena letterario, libri di laureati all'Università di Pavia, meglio all'Università degli Studi di Pavia, presentati da laureati all'Università degli Studi di Pavia. Gli incontri sono organizzati dall'Associazione Laureati e abbiamo dedicato questo ciclo, l'abbiamo chiamata Trilogia Italiana, per sapere chi siamo stati, chi siamo e dove vogliamo andare o che cosa vogliamo essere. Una trilogia più uno, perché questo più uno è il libro di Giulio Tremonti, Le tre profezie. E dicevo organizzato dall'Associazione Laureati dell'Università degli Studi di Pavia, il cui motto, Meminis Iuvabit, di virgiliana memoria, invita a conservare memoria riconoscente con qualche segno di restituzione. Tra gli obiettivi dell'Associazione Laureati è ovviamente primario costruire un network tra appunto i moltissimi laureati della nostra università, e a quell'alma mater ticinensis, o come i più recenti studi hanno rilevato, a quell'almum studium papiense, che già nel nome rimanda a una storia plurisecolare celebrata nel 2011 per i 650 anni con un bel motto, il futuro a radici profondi, e il professor Ferrari c'era, e che nel 2021 celebrerà i 660 anni con una serie di iniziative, tra le quali spiccano le reunion dei laureati, come li abbiamo chiamati, con la laurea d'oro, e cioè di chi ha compiuto 50 anni di laurea e più, e così a scendere ai 40 anni, ai 30. E ancora tra le iniziative per i 660 anni abbiamo pensato alla salvaguardia del patrimonio storico dell'Università di Pavia con due interventi specifici. Il restauro, sempre che riusciamo appunto a raccogliere i fondi necessari attraverso il fundraising, e qui ci aiuterà molto la struttura del fundraising, coordinata da Ilaria Cabrini, dicevo appunto il restauro delle tavolette lignee quattrocentesche con volti di angeli dell'ex ospedale San Matteo di Pavia, oggi luoghi universitari, e ancora gli arredi dell'Aula Foscolo. E non a caso, proprio l'Aula Foscolo, infatti, è stata scelta dall'Associazione Laureati come sede dei dopocena letterari, ne vedete un'immagine, e lo potrà diventare effettivamente quando si tornerà alla normalità. Un'aula, quella dedicata a Ugo Foscolo, che a Pavia insegnò eloquenza, seppur per pochi mesi, un'aula, dicevo, che assume un particolare significato perché fu proprio in quest'aula che il 22 gennaio 1809 Ugo Foscolo pronunciò la famosa orazione del discorso sulle origini e sull'ufficio della letteratura, più nota come Italiani di esorta alle storie, un'orazione dal grande valore sociale e di forte attualità. La funzione della letteratura era per Foscolo allora, ma lo dovrebbe essere anche oggi per noi, quella di essere strumento per aiutare a stabilire la concordia sociale attraverso l'istruzione, un'urgenza di cui oggi sentiamo un gran bisogno. Ma ahimè, invece che in Aula Foscolo, siamo banalmente in una stanza di Zoom. Prima di entrare nel vivo della serata con il professor Gianarturo Ferrari, l'autore, in dialogo con Gianmarco Gaspari, do la parola con piacere al professor Guido Ascari, delegato del rettore, senza aver prima ringraziato il team del fundraising coordinato dalla dottoressa Ilaria Cabrini, che ha supportato l'organizzazione, ma soprattutto ha reso possibile il collegamento
in quest'ora che notoriamente è fuori orario d'ufficio. Grazie a tutti e a tutte. Prego, Guido. Grazie mille Renata, mi sentite? Sì? Dunque, io porto intanto i saluti dell'Ateneo Generale e del magnifico rettore in particolare, in quanto suo delegato. E volevo poi ringraziare tutti quelli che rendono possibile questa trilogia più uno, come ha detto Renata, di Lunedì Letterari, che speriamo poi continui anche oltre perché sta avendo un grande successo grazie all'impegno di Renata e dello staff dell'ufficio che si occupa dell'Associazione Laureati, che è anche l'ufficio che si occupa del fundraising coordinato da Ilaria Cabrini, come ha ricordato Renata precedentemente. Quindi io ringrazio innanzitutto anche i due ospiti che si sono, quindi Gianarturo Ferrari e Gianmarco Gaspari, che daranno appunto poi voce a questo incontro, e ringrazio Renata, Ilaria, ringraziando ancora, come ha fatto Renata precedentemente, lo staff del fundraising per aver reso possibile tutto questo anche in orario, come ha ricordato giustamente Renata, fuori dagli orari normali di ufficio. Quindi Bene. non ho oltre tempo e do la parola ai due ospiti, cui ringrazio ancora molto per aver reso possibile questo incontro. Grazie, grazie Guido. E faccio ancora una precisazione, se mi è consentito, con due note di presentazione dei protagonisti. Gianmarco Gaspari, alunno del Collegio Ghislieri, ha studiato lettere all'Università degli Studi di Pavia, dove si è laureato con il grande filologo e critico italiano Dante Isella. È stato ricercatore all'Accademia della Crusca e direttore del Centro Nazionale Studi Manzoniani. Insegna letteratura italiana all'Università degli Studi dell'Insubria. Le poche righe di presentazione, sia per lui che per il professor Gianarturo Ferrari, sono inversamente proporzionali alla importanza dei protagonisti di questa serata. Anche di Gianarturo Ferrari dirò poche cose, alunno del Collegio Ghislieri, si laurea in lettere classiche all'Università di Pavia, dove insegna storia del pensiero scientifico fino al 1989. Quando sceglie di dedicarsi totalmente all'editoria libraria che già aveva coltivato con successo. Direttore dei libri Mondadori nei primi anni 90, direttore generale della divisione Libri Mondadori, che comprendeva, oltre a Mondadori, altre case editrici di grande rilievo, Einaudi, Electa, eccetera. È stato presidente del Centro per il Libro e la Lettura presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. È editorialista del Corriere della Sera, è presidente della Fondazione Ghislieri e nel 2007 ha ricevuto la medaglia teresiana da parte dell'Università di Pavia, l'alto riconoscimento che l'Ateneo Pavese riserva ai suoi laureati illustri. Grazie e adesso mi taccio, passo la parola a Gianmarco che condurrà la serata. Grazie, condurrà, grazie di questa presentazione che mi onora in particolare, anche e soprattutto per la presenza del nostro ospite, che l'avevamo lasciato direttore editoriale, lo conoscevamo già per la sua attività universitaria, per il suo interesse anche per le nostre istituzioni. La presidenza della Fondazione Ghislieri è un episodio recente, ma a cui so che lui stesso e noi ghislieriani teniamo molto. Quindi anche il rapporto con Pavia ne esce con una messa in rilievo assolutamente notevole nell'ospite di questa sera. Ma siamo qui per parlare soprattutto di questo, della parte di Gianarturo Ferrari che forse non conoscevamo fino a qualche mese fa, quando a sorpresa abbiamo trovato finalista uno dei più illustri, un premio su cui lui stesso, lui Ferrari, ha speso parole di apprezzamento, allo Strega, abbiamo visto in finale Ragazzo italiano. Ed è un libro per certi aspetti che è qualcosa di più di un esordio narrativo. Non è il primo libro che Ferrari ha scritto, naturalmente, però è il primo romanzo. Un romanzo abbastanza singolare. Siccome la mia parte è quella del valletto, piuttosto che cioè mi limito a una Meno del giustamente maggiordomo.
Ecco, maggiordomo, sì, stavo meno del maggiordomo. L'aspetto, come dire, servile. Io cercherò di Diretto è non proprio. parlare tanto, ma per chi il libro non lo conosce, e anche per dare un'idea della capacità di padronanza della scrittura che Ferrari ha dimostrato in questo libro, senza tanti arzigogoli, entrando in un tema, come vedremo tra poco, che incide fortemente anche sull'identità non solo sua, ma collettiva nostra. È comunque con estrema sobrietà che ha realizzato questo. Il libro è diviso in tre parti. Il bambino, il ragazzino, un termine un pochino desueto se mi lasci passare, che però è stato anche scelto ad hoc naturalmente, e poi arriviamo finalmente al ragazzo che dà il titolo. E lo troviamo anche, adesso non so se abbiamo particolari mezzi visivi, ma chi fosse interessato, basta che clicchi in rete, tra qualche centinaio di migliaia di contatti, vede subito la copertina. È una fotografia di Patellani che a me ha ricordato quella che Einaudi ha scelto per le correzioni di Franzen, di Jonathan Franzen. Non so se ti è venuta in mente anche a te, e c'è forse più Sì, sì. No, di no, un no, legame tra questi. non è proprio un richiamo voluto, però io ce l'avevo sicuramente presente. Ecco, qualcosa di più che Quando casuale. quando vennero pubblicate le correzioni, io ero all'epoca, insomma, ero il sovrintendente generale di tutti i libri, quindi anche dei libri Einaudi. Le Le correzioni, tu correzioni eri il è un libro grande bellissimo. correttore, quindi è chiaro che Ed si capisce che tutti i è film. vero che c'è un po' anche lì questa cosa, questa immagine di un... là è proprio un bambino, questo qui della mia Là è cultura. un bambino, qui forse ha un 2 o 3 anni di È più, più il ragazzino, però è diciamo un così. ragazzino che si guarda intorno, solleva lo sguardo e guarda un po' il mondo accanto a sé attentamente come per capirlo, ed è di fatto l'itinerario che tu tracci nel Sì, un romanzo. po' però sì, adesso se si può paragonare ai grandi, e Franzen è un grande scrittore, Sicuramente. tutti e due i volti, sia quello del bambino sia quello del ragazzino qua, esprimono poi fondamentalmente un disagio anche. Non Giusto. sono a loro completo agio, per l'appunto, col mondo che li circonda. Nel caso sono due storie completamente diverse, vicende ovviamente tutte No, e questo è certo, no? Si due. Però capisce che è in attesa di un giudizio, no? E questo è un po' il il senso sentimento di dell'immagine. fondo è quello di sì, si fa, si scrive, lui sta scrivendo, questo qui, quello là stava, se non mi ricordo male, a tavola con i suoi genitori, quello di Franzen, però insomma si guardano con circospezione Esattamente. intorno, hanno poca, sanno che gli possono capitare molte cose buone, ma gli possono anche capitare cose non così buone. Sì, quello che li circonda e li lascia in sospeso è un po' il giudizio da parte del mondo che si stanno aspettando, no? Che è quello che farà loro scoprire se stessi. Tu parti da questi due poli, no? Il bambino, no? Questa infanzia, e anche qui se vogliamo fare un richiamo, non è proprio siberiana, però quasi, perché ci sono questi geli di inverni tra Emilia e Lombardia, tu li hai polarizzati in questi due paesi che ho scoperto, li hai inventati, anche se cominciando a leggere mi sembravano così veri, che dico, ma guarda, non l'ho mai sentito nominare Zanegrate, non ho mai sentito nominare Querciano, però me li sono visti bene davanti, perché sono luoghi, diciamo, perfettamente riconoscibili, anche se la tua è un po' una topografia ovviamente gaddiana. E anche questo è interessante, quello che nel romanzo tu hai inventato è quello che invece è vero, perché presumo che gran parte di verità ci sia che riguarda te, e Sì, riguarda te che sei trasformato in questo Ninni, no? E parli di te in terza persona, che è una scelta narrativamente molto astuta anche, perché ti consente di dire, ma ti obbliga anche a giudicare in un certo modo, che è quello di chi ha vissuto tutto quello, ha visto il risultato, cioè ci si arriva ex post, no? Tu hai questa figura di Ninni, è chiaramente un romanzo autobiografico. Un romanzo però autobiografico non è un'autobiografia, intendo non è dire.
autobiografia. No, no, certo. Il materiale lì dentro è per metà, diciamo così, vero, tanto per capirci. Poi naturalmente interpretato, riscritto, il filtro e tutto quello che vogliamo. Per altra metà è proprio inventato, cioè molti personaggi non sono mai esistiti, sono personaggi di fantasia pura, circostanze, anche luoghi. È un misto, come credo che oggi sia molto frequentemente. Nella narrativa contemporanea è difficile trovare l'invenzione pura, no? Oppure l'invenzione pura è più frequentemente confinata ai generi, ma nella letteratura a genere, che non appartiene a un genere precostituito, quasi sempre c'è un filtro autobiografico, sia nei grandissimi scrittori, nei sommi, che anche nei medi e anche negli umili principianti come me. Ma la scelta della terza persona, questo è comprensibilissimo quello che hai appena detto, la scelta della terza persona è per scavare meglio in quella individualità o per prendere le distanze in qualche modo? Ma dipende un po' dal fatto che io credo, non voglio metterla giù troppo complicata, ma insomma io credo nella oggettività delle cose. Non sono un ipersoggettivista. Credo che le cose abbiano una loro consistenza. Questo è l'insegnamento principale che ho ritratto dai miei lunghi studi su Aristotele, il quale sosteneva semplicemente che le cose esistono. Ci sono le cose e sono fatte come sono fatte, non come a noi piacerebbe che fossero fatte. E quindi a me proprio l'idea di scrivere in prima persona, confesso, non mi è mai venuta. Cioè non è stata una scelta, nel senso che non ho neanche mai pensato, anche se, come ovvio, la prima persona, narrativamente parlando, offre moltissimi vantaggi, enormi, perché consente a una duttilità che la terza persona non ha. Però, invece, ripeto, io proprio non ci ho mai lontanamente pensato. L'ho sempre vista e pensata in terza persona. Forse sarà l'eredità manzoniana, dico a te. Ma l'eredità manzoniana per te, secondo me, è un po' tra virgolette, nel senso che quando trovi i promessi sposi, no, dentro un baule, no, in fondo, alla fine spendi un aggettivo un po' noiosetto, l'ho trovato, e si capisce quando parli di te a sì. 10-12 anni che forse... Il ragazzino, appunto, il ragazzino... Ma sono d'accordo anch'io, intendiamoci. E qui poi tra le righe c'è dentro anche qualche considerazione sulla nostra letteratura che sì. È tutt'altro che secondaria, no? Rispetto anche proprio alle tue scelte. E guarda che questa riflessione che tu hai fatto tra la prima e la terza persona, tale quale, mi è venuto in mente, sono andato a riprendere il libro, la fa in una delle sue memorie, pensa allo stesso Somerset Maugham, che si chiede e dice, ma guarda, ma perché dovrei scrivere in prima persona? Perché non gli era mai venuto in mente di poterlo fare finché non gli era capitato di leggere qualcosa di Henry James. E finito il libro che è diviso in tre parti, stavo dicendo, ma arriva a 310 pagine e nonostante questo si lascia leggere. Perché tu arrivi in pratica quando finisci il liceo, no? Finisci il liceo con una gita, che anche quella è una fase di passaggio, la scoperta della Grecia, eccetera, e il liceo, la scoperta della Grecia, sono tutte cose in cui io sono, ma direi non una generazione è troppo, ma 10 anni più tardi di te, ma queste cose le ho vissute anch'io in prima persona. Cioè la provincia, Milano, il liceo, questo tipo di realtà. Chiaramente resti fuori il tu di oggi, no? Quello che è diventato dopo la gita a Delfi, è chiaro che lì Dio, Apollo, ti avrà dato la sua consacrazione e lì è nato, diciamo, un altro percorso. Lo lasci trasparire tra le righe, però anche nel libro un po' viene fuori questa. Non dico, come dire, perché torno al mio ruolo di valletto, non la posso chiamare questa prefigurazione di quello che saresti diventato, però l'idea che in quel ninni ci fosse qualcosa di te che ogni tanto ti consente, proprio usando la terza persona, di lasciar cadere una frase, cito da pagina 89, è la fine di un capitolo
E sono sempre le fini dei capitoli in cui tu dici qualcosa che diventa rilevante, che si imprime nella memoria del lettore. Questo è vero, è verissimo. E alla fine del capitolo che tu fai l'allacciamento del tuo caso individuale, o meglio della storia individuale appartata di Ninni, con il grande corso della storia, no? Con le scoperte che si susseguono, quel mondo che sta arrivando negli anni tra 50 e 60, certamente inevitabile, non sempre benvenuto, no? La scoperta dell'automobile, la televisione, la casa in città, il miglioramento delle condizioni economiche della famiglia. Ecco, torno alla frase di pagina 89 che era questa: c'era in lui un lato inspiegabile, oscuro persino, inquietante. E qui ti invito a dirmi qualcosa su come usi gli aggettivi, perché gli aggettivi per te sono qualcosa che mi fa capire, e questo, diciamo, un paio di interviste l'ho trovato, una tua presa di distanza da autori come Pavese, Vittorini, per dire quelli che andavano alla grande e che i contemporanei che facevano il liceo leggevano. Però per esempio per Calvino no, per Calvino tu hai un apprezzamento abbastanza fermo e sicuro. Calvino era uno di quelli che gli aggettivi invitava a maneggiarli con cura, il meno possibile, no? Tutti. Ricordi quando parli di quella ragazza Kika Dörens? Sì, sì, sì. Lì dici, a proposito di aggettivi, c'è una cosa, dici, era angelica e speziata. E guarda che anche lì gli aggettivi non sono male. Cioè, sì. Voglio dire, leggendo il romanzo, io ho scoperto veramente uno scrittore, perché questo è il romanzo di uno scrittore, non è di uno che non sa più cosa fare, no? Dice, cosa faccio? Presidenza Fondazione Ghislieri mi occupa poco. I libri che mi mandano mica tutti li leggo, e star dietro alle faccende mi sono anche un po' stufato, quindi faccio quello che mi pare e scrivo un libro. Invece secondo me un po' di necessità c'è questa. E l'aggettivo, tra i minimi referti, è lì che un po' lo vedo anche vocato a chiarirlo questo. Quando parli di una merenda, non so, mi pare piuttosto a Querciano, no? I racconti del pane con lo zucchero e il burro, burro, e metti tra parentesi, raro, e chiudi la parentesi. No? Vedi questo elemento? Questa è una cifra stilistica, direi, ma forse è anche qualcosa di più. È anche un'idea di un rapporto col mondo. Magari mi sbaglio, ma te la butto no, lì. No, no. Io conoscevo Calvino, ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscerlo. E lui, sai, lui fondamentalmente pensava, la cosa che aveva in testa più di ogni altra era la fiaba. E lui aveva fatto quella cosa meravigliosa che sono le fiabe italiane, certo. Trascritto tutto lui, e poi ha fatto le sue fiabe, le fiabe che ha raccontato lui. Nella fiaba non c'è tanto posto per gli aggettivi, perché la fiaba è pura azione. La fiaba, come la tragedia greca, è tutta retta solo sul concatenarsi degli eventi, su come si succedono. Non c'è tempo per aggettivare, per così dire. A me invece piace, sì. Forse eccedo anche, ma tu che sei un illustre critico e storico, oltre che storico della letteratura, anche critico, mi devi dire se è troppo. Ce ne sono troppi? No, no, volevo dire proprio il contrario. Era proprio il fatto che tu li maneggi così bene. Sai, l'aggettivo è uno dei... È pericolosissimo. Sì, pericolosissimo. Come sai, a me è capitato di essere qualche premio letterario. Ho avuto due indicazioni preziose per questo. Primo, il fatto di vedere la prima volta, spesso sono premi di poesia, la prima cosa che vedi è la presenza del gabbiano. Se in una poesia c'è il gabbiano, butta via tutto. Fine. L'altra è, se si tratta di romanzi, l'uso degli aggettivi. Se cominciano a essercene tanti, non vuol dire che qualcosa non funziona. Cioè si ha un'idea di una rappresentazione del mondo che ha bisogno di stampelle, eccetera. No, guarda, quello dello zucchero raro, secondo me, mette a fuoco anche questo universo. E Calvino era un convinto assertore di quella che lui nelle lezioni americane chiamava, sai, l'icasticità della nostra lingua, no? Sì, e per sì. Te è chiaro che anche il problema della nostra lingua si è posto, no? A partire proprio da... Certo che questo, sì. Da questo aggettivo presente nel titolo, perché ragazzo italiano, l'infanzia
È un'infanzia tra questi poli così opposti, no? Tra queste dinamiche che sono anche ideologicamente contrapposte, quelle delle due famiglie, delle ideologie, no? La DC da una parte, il vecchio PC dall'altra. Schemi faticosi, angusti, il rapporto con tuo padre poi. Era davvero così tuo padre, a proposito? Perché nel credo, romanzo... credo che fosse meglio. Credo che fosse meglio. Io lì l'ho forzato un po' perché a me piaceva sottolineare una cosa che non ho mai visto menzionata, e questo non ha a che fare con la letteratura pura, ma in generale con la... mai menzionata nelle descrizioni di quel mondo, cioè il mondo dell'immediato dopoguerra e della ricostruzione italiana. E cioè che era un mondo duro. I rapporti personali tra le persone e anche i rapporti familiari erano duri, non dico cattivi, ma però assolutamente incomparabili con quelli odierni. I rapporti che oggi hanno i padri con i loro figli, io lo so perché ho un figlio e una figlia che hanno dei nipotini e vedo i loro rapporti che sono meravigliosi rispetto ai rapporti che c'erano, a parte il caso della figura di mio padre ricostruito in questo modo, ma che c'erano in tutta quella generazione. La generazione dei miei genitori, ma anche dei tuoi, credo, era una generazione che era cresciuta sotto il fascismo. Era abituata a un'impronta di durezza, di essere scabri, non concedere, non, in maniera... E quindi io ho molto accentuato i caratteri della figura reale di mio padre perché volevo dare questa sensazione, cioè volevo dare, io se c'è una parola che aborro è un termine, non una parola, una definizione che aborro è boom economico, ecco, questo proprio aborro. Non c'è stato nessun boom economico, boom economico lo si leggeva nei rapporti annuali della Banca d'Italia, ma per la gente che viveva non c'è stata una stagione di questo genere, c'è stata una stagione di lavoro e di fatica matta e disperatissima, questo sì, c'è stata questa. E io volevo dare l'idea di quel mondo lì, e l'altra faccia della medaglia di questo irrefrenabile desiderio di migliorarsi, di andare avanti, di conquistare, di star meglio, di vivere meglio, l'altra faccia della medaglia era quello che oggi potremmo dire un disprezzo per la psicologia assoluto. Cioè, i rapporti umani erano ferrei a livelli molto brutali anche. E questo secondo me non è una cosa che è stata mai... Tra i pochi progressi veri che noi abbiamo fatto c'è questo. Gli esseri umani si sono ammorbiditi. Tu non hai concluso la frase, però quello che stavi per dire e che hai detto velatamente è una frase importante. Tutto questo non è stato mai... Cioè, come dire, quando tu hai pensato all'idea del romanzo, al soggetto, a questo tema, che riguarda in pratica la sovrapposizione di una storia individuale alla storia con la S maiuscola, una storia che non è la storia in cui di fatto succede qualcosa, perché i grandi... Sì, c'è un comizio, c'è Nenni, si parla un po' di questo, ma se dovessimo dire quali sono, come un altro termine che aborro io questa volta, gli eventi che succedono, no? Diremmo che quasi non succede niente al di fuori della storia individuale del protagonista. Eppure dentro questo, no, c'è proprio l'idea del sovrapporsi, del coincide tra la storia e la grande storia. Sì, tu sì. Quando hai avuto quest'idea ti è venuto in mente di parlarne perché interessava a te, cioè dovevi fare anche un po' i conti con te stesso, o perché sapevi che lì c'era un vuoto narrativo? Perché io ho l'impressione di questo leggendo il tuo libro. C'è qualcosa che come documentazione, fatta soprattutto in questo modo, in qualche misura mancasse. Non sto pensando alle angosce un po' cerebrali, i solipsismi di un autore come Pavese, no? Che su questi temi ha giocato molto, che però so benissimo non essere tra le tue corde, no? Per esempio. No. E quello che ne viene fuori è proprio una scelta risolutamente diversa come questa. Sì. Io guarda, io mi sono messo a scrivere questo libro
perché avevo voglia di scrivere. Cioè, la motivazione fondamentale era, come dire, cimentarmi con la scrittura. Io nella mia vita ho passato, non dico letto, ma sono passati tra le mie mani centinaia, migliaia di libri, perché per il mestiere che facevo. E poi a un certo punto, quando ho smesso di fare questo mestiere, quando ho smesso di fare varie altre cose, come dicevi tu prima, mi è venuta veramente in mente l'idea di come... E se ci provassi, per provarci, ho dovuto superare un fortissimo ostacolo, perché nessuno, credo, più di me conosce i travagli, le peripezie e i modestissimi esiti degli scrittori dilettanti. Io ho maneggiato quella materia lì per anni e anni. Però l'idea di cimentarmi è stata più forte. Quando ho maturato questa idea, questa decisione, io ho pensato proprio esattamente a quello che dicevi tu, all'incrocio tra una storia individuale, che era in larga misura la mia, e la storia di un periodo, di un tempo, secondo me dimenticato nella sua sostanza, voglio dire. Certo, ci sono i libri di storia, c'è tutta la letteratura prodotta in quel periodo, in quegli anni, ma la letteratura prodotta in quegli anni lì parlava generalmente d'altro, insomma. Pochi scrittori si sono occupati di questo. Se ne è occupato Pontigia, che era un uomo straordinario, Pontigia. Io sono stato molto, molto amico suo, ed era uno scrittore di grandissima qualità, a mio modo di vedere. E lui aveva invece, anche perché Pontigia era più vecchio di me, apparteneva, non mi ricordo adesso quanto, ma una decina d'anni, direi, forse anche di più di me. Però insomma aveva attraversato quel mondo, aveva questo senso di sofferenza anche, e ne aveva anche scritto. Comunque, quando io ho cominciato questo libro qui, proprio la mia idea era quella di raccontare attraverso una storia esemplare, per metà vera e per metà inventata, esemplare nel senso proprio come dicevi tu prima, della sua normalità, della sua ovvietà, del non coinvolgere eventi maggiori, di non fare parte della grande storia e far capire com'era quel mondo. Sì, anche questo procedimento... potremmo dire, anche se ha qualche antecedente più complesso, un procedimento per sottrazione, alleggerisce il libro fino a trasformare anche quelle dinamiche che sono nella prima parte ovviamente quasi legate alla dimensione della famiglia, no? Della parentela, delle amicizie che si creano sul posto, eccetera, a trasformarle in questa specie di gigantesca metafora del tempo che poi a un certo punto comincia a rielaborarsi e a procedere per scatti. Questo lo fai capire nella seconda metà, quando arriva qualcosa che interrompe tutto questo. Io mi prendo un minuto solo per leggerti, nel senso che leggo te in due o tre righe, dove questo emerge bene, è il momento in cui la nonna, che era abituata a ricevere la visita dei mezzadri che dovevano pagarle, no, i corrispettivi, li ferma fuori e qualcosa è cambiato. Ninni notò, sei a casa, Ninni è a casa per un periodo di vacanza, è tornato dalla nonna per una vacanza, notò che l'atmosfera era un po' cambiata. Non tutti i membri delle famiglie dei mezzadri si raccoglievano attorno alla tavola, alcuni passavano, salutavano e andavano via senza fermarsi. Nel primo episodio, alla mente del lettore, ritorna invece a quando i mezzadri si erano seduti, avevano ognuno davanti il bicchiere di vino, la nonna invece aveva il quaderno, no? Lei maestra, su cui aveva già preparato tutti i conti, e poi dopo il bicchiere di vino arrivava anche la minestra. Qui è un rapporto diverso. A me ha fatto venire in mente una pagina, ma io sono sicuro che queste cose, secondo me, le hai lette anche tu. E qui sono diventate qualcosa. Può darsi una pagina in cui un biografo di Croce, che era forse Fausto Licolini, raccontava di quando Croce riceveva i suoi fattori abruzzesi
a Napoli e li teneva fuori da Palazzo Filomarino anche 2 o 3 giorni. No, dice, mo facciamoli entrare sti fetenti. Fetenti era il modo di dire che si applicava proprio a quel tipo di realtà, no? Come dire, li trovava. L'Italia che era fatta, e qui siamo praticamente una generazione indietro, no? Allora arriva la nonna e ci tenevano tutti a far vedere che erano evoluti, che non erano più i bifolchi di una volta, dove vedi anche da come si costruisce la frase che tu hai, cogli perfettamente ormai questo rapporto, no? Questa specie di palingenesi, di cosa che succede di nuovo e non lascia più spazio, sottrae il passato. E poi torna, come sempre, alla fine del capitolo. I capitoli sono tutti molto brevi, va ricordato, e si leggono ognuno come un episodio a sé, in tutte e tre le parti. Quello l'ho fatto apposta. L'hai fatto apposta e si capisce anche questo, no? Che la relativa autonomia, insomma. La costruzione che non è tutt'altro che banale. Posso chiederti se avevi in mente un modello per questo o se è un'idea che ti è venuta così naturale? No, era io avevo applicato questa idea quando facevo l'editore, ma però non in narrativa, in saggistica. C'erano molti autori che non sapevano che cosa, che abbastanza bravi, insomma, non vette eccelse della letteratura, ma capaci di scrivere, che non sapevano però che cosa scrivere. Si imbarcavano in biografie lunghissime. Allora io gli consigliai invece di cambiare proprio struttura, di fare dei libri composti di capitoli relativamente autonomi, tenuti insieme da un filo tematico che poteva essere una città. Per esempio consigliai ad Augias di fare questa cosa qui con Parigi, che era una città in cui lui aveva e ha tuttora, credo, un'altra casa, e venne fuori il mistero, i segreti di Parigi. E poi da lì si avviò una serie di libri che lui fece, ne fece una decina. Ma in molti altri casi usai questo sistema. Quando cominciai a scrivere questo libro, pensai di riapplicarlo. Ma Augias ti manda un panettone a Natale o è l'unico? No, ma nessuno. Nessuno ti manda panettoni a Natale, no? La gratitudine non esiste. Non esiste, non esiste, ecco. Cioè, non si è mai vista. Beh, però ci arrivi. Per un autore, ma per dire, io ho... per amor del cielo, non voglio dire beneficato, ma aiutato molte persone. E, insomma, leggendo carriera, si può dire che ci arrivi preparato, però. A fare carriera in editoria, alcuni sono diventati i miei peggiori nemici, altri... Ma il concetto di gratitudine non c'è. Cioè, il concetto c'è, però non c'è la gratitudine praticata. Sì, scrivendo questo libro hai dimostrato però che appunto ci arrivi preparato, ecco, quindi non è che ti aspettassi chissà che, no? È comprensibile. Ascolta, l'altra cosa è quello, la nonna, no, sempre alla fine di questo capitolo, come tenevamo in sospeso prima, è arrivata invece la necessità di passare dalla mungitura a mano a quella automatica ormai, no? Certo. E quindi era la nonna che si adegua, no? Dice, e Dini cerca di capire che cosa la nonna aveva pensato dopo aver dato un suo assenso generico, no? Che ormai era finita. Il suo mondo, quello in cui si mungeva a mano, tra breve non ci sarebbe stato più. E anche questa frase mi sembra, se dovessi fare una breve antologia per capire come scrive Gian Arturo Ferrari, questa mi sembra molto azzeccata, perché qui è chiaro che il suo mondo, quello in cui si mungeva a mano, no, è chiaro che limitato così, no, diventa quasi qualcosa che ha a che fare anche con questo gusto dell'ironia che ti va assolutamente riconosciuto, che anche lei era arrivata, che vedeva davanti a sé la riva contenuta nella parola arrivare. Ecco, io trovo che ci sono altri elementi che tu dissemini nel testo, ma mi chiedo se l'hai fatto apposta oppure no, per dare l'idea di questi cambi epocali. A un certo punto tu parli del rapporto con una ragazza, siamo già all'epoca del liceo, mi pare, e arriva questo film spettacolare, Il Gigante, no, con Liz Taylor. Tu ti eri innamorato di una ragazza perché non avevi ancora visto Liz Taylor, no? Sì, praticamente sì. Immediatamente, certo, come è capitato a tanti, no? Il cinema ha anche questa funzione di farci cambiare gli obiettivi nella vita.
Ma tu ricordi il film? Era, a me ricordo di averlo visto anni fa, perché non è facilmente rintracciabile nei circuiti normali. E c'era anche James Dean, no? Che quando il film esce era già morto. Perché è l'ultimo film di James Dean. Era l'ultimo film di James Dean. Muore durante la lavorazione del film. Muore il 30 settembre del 55. Lo ricordo bene perché è il giorno in cui sono nato io, senza nessuno. Ma muore mentre il film non era finito, poi adattarono quello che difatti, aveva. Difatti, muore in un incidente d'auto. E vedi, il fatto che tu lo sappia mi dà l'idea che ci sia dietro, in filigrana al fatto che tu racconti il film, di nuovo questo tema, no, del passaggio epocale, per cui chi lo sa legge anche quello, no, sa della morte di James Dean e anche lì vede un altro trapasso, un'altra epoca che si chiude. Sì, non so sì. Se tu sei stato, questo per dar l'idea anche dell'estrema leggerezza con cui tu hai maneggiato questi temi, senza quello che avrei fatto io. Ah, dai. Fatto di mestiere, zavorrando la pagina, no, di glosse in basso, i caratteri piccoli, no, tu sei riuscito a tenere questo volo. Non è che lo dico perché davvero sono 300 pagine che si leggono, pur non succedendo niente, no, con qualcosa che va un po' al di là. Non so, noi siamo abituati anche a delle categorie, no? Sto pensando al romanzo di formazione, che non è certo quello che si adatta a questo tipo di passaggio, no? Tra lì. E poi arriviamo al periodo che è forse quello che abbiamo avvertito di più, quello più pieno, più saturo di cose, di idee, di movimento, che è naturalmente il periodo del liceo. Io ho visto in rete, perché mi sono documentato per prima di... Perché sei un bravo studioso e un bravo ghisleriano. No, capivo, sì, ecco, vabbè, mettiamola così. Allora, e ho trovato che viene messo molto l'accento sul tuo professore di liceo, no? Che qui viene mitizzato, no, naturalmente, sì. Di Stefano, in un bel articolo che ha fatto su di te, dice una figura quasi epica, no? Il professor Fumagalli, a cui tu cambi nome, no, perché in realtà si chiamava Alberto Brambilla, se non ricordo male. Arturo Brambilla. Arturo Brambilla. Arturo. Era il marito della Brambilla a Geno. Della Brambilla a Geno, che tu in una riga, pur senza nominarla, no, appunto, fai anche lei, grande filologa, non ne parli, direi. Però, secondo me, e qui ti riporterei un po' indietro, anche il maestro Poli, secondo me, quello della quarta e quinta elementare. Quello è un, se posso dire di me, è cosa che non bisognerebbe fare, secondo me è uno dei personaggi meglio riusciti. Oh, ecco, questo volevo dire. Il maestro Poli, che ha un suo fondamento nella realtà, ma lì è poi tutto trasfigurato, insomma. Siccome io avevo fatto una maestra prima dei primi tre anni delle elementari, che era una terrificante megera, la maestra Colombani, che aveva degli elementi anche lei di verità, ma non, insomma, sempre un misto. Dopo ho fatto per contrapposizione, per contrappunto, questo omino che invece... La maestra Colombani, che poi un po' ritorna nei tratti anche della professoressa di lettere del ginnasio, no? Sì, però la professoressa che tu abbia un personaggio più materna, è più materna. Più materna, certo. Invece la Colombani era proprio cattiva, cioè c'erano delle persone cattive. Ma io ho capito perché quando il maestro Poli arriva alla mamma di Ninni e gli chiede se il fatto della balbuzia non è un problema e lui dice di non essersi nemmeno accorto, per me quello è stato un momento decisivo, cioè un tuo lascia passare rispetto a un'identità che tu assumi senza la zavorra di dover avere dei difetti, no? Ti lasci alle spalle, no? Un po' di problemi, e lì è un momento in cui si fa questo salto iniziale. Questo tratto, questo episodietto qui è inventato. È inventato? Sì, sì. Però l'hai inventato bene. Però è inventato, ma appunto, ma voglio dire, sottolinea un aspetto vero. Cioè, il vero maestro, che non si chiamava naturalmente Poli, era così. E io ho trovato questo modo per esprimerlo. Ma... freudianamente si direbbe che non c'è niente di più vero di quello che inventi, no? Perché c'è certo la necessità che dovesse essere così, no? D'altra parte. Certo. Poi c'è
una cosa che mi ha colpito al liceo, arrivano le tensioni, anche le dinamiche politiche di quegli anni, no? I residui fascisti che albergavano ancora negli insegnanti, in alcune famiglie, eccetera, e il fatto che cominciano a esserci i primi interessi per le ragazze, la gita, mi pare, in una casa al lago, no? Con una ragazza particolarmente di una Milano molto vista. Sì. Quella che tu dicevi prima, quella speziata. Speziata e angelica e speziata, no? Certo, sì. E anche quello è un ritrattino riuscito bene, bisogna dire. Cioè, tu hai già dei pezzi che sono già tagliati per diventare quasi autonomi. E lì comunque mi chiedo come mai c'è a un certo punto una rassegna di personalità molto in vista nella Milano di allora, e non soltanto nella Milano di allora, in cui voi liceali, no, cui liceali di cui Ninni fa parte, vanno a incontrarli, vanno a conoscerli, no? E allora c'è uno con i capelli tinti, personaggio ben in vista, che parla soprattutto di politica, e quello lì l'ha già trovato Di Stefano e Quasimodo, è giusto? Certo, questo è Quasimodo. Quasimodo, un po' una delusione, pare di capire, no? E sì, non, sì, sì. A conoscerlo era, sì, una delusione. Sì. Quasimodo che era già Nobel, no? Perché il Nobel l'aveva avuto nel 50. Era Nobel, sì. Era già Nobel. Era già Nobel, però, poveretto per lui, bisogna dire la verità, aveva vinto il premio Nobel ed era il primo italiano del dopoguerra che vinceva un premio Nobel. Però sostanzialmente non gli veniva come riconosciuto, capisci? Cioè, il mondo colto, l'intelligenza, che era quello a cui lui teneva, essendo poi un siciliano molto, molto, come dire, pugnace e ipersensibile, permaloso, quel mondo lì non glielo riconosceva. Cioè, poi anche cerca di costanti affermazioni, certo. Il mondo colto italiano diceva, ma come mai è andato il Nobel a quello lì? E non invece a tanti altri loro, secondo loro, più giusti destinatari. Ecco. Sì, no, ma è vero. Per Quasimodo c'è anche il fatto, non so se ricorderai qualche aneddoto che era circolato su di lui, diceva che il Nobel l'aveva un po' corrotto. Tu ricorderai Vigorelli, no? Vigorelli era andato con probabilmente un altro che io ho pensato fosse Pautasso, qualcuno del... Quando Vigorelli lavorava al Palazzo della Stampa, aveva avuto la comunicazione che era arrivato il Nobel a Quasimodo, racconta di essere andato a trovarlo nella... e a portargli lui la notizia nella casa che abitava a Milano, in via Tessa, credo fosse, vicino, insomma, al quartiere di Brera. Era una modesta casetta. Sì, lui aveva lo studio, quello che parzialmente io descrivo nel libro, ce l'aveva in Corso Garibaldi. Ecco, esattamente, allora era quella. Sì. Invece quella però non era la casa sua, la casa d'abitazione, probabilmente hai ragione tu. Addirittura stava in una via Tessa. Beh, Omen. Pare di ricordare, via Tessa o Corso Garibaldi, angolo via Tessa. Comunque era la casa d'abitazione, perché lui si stava mettendo le scarpe quando arrivano Vigorelli e quest'altro, che non ho ben intuito, me l'ha raccontata Vigorelli, e diceva: apri, Salvatore, siamo venuti a portarti una notizia importante, una bomba. Lui apre, si stava mettendo le scarpe perché doveva andare a comprare il latte, ed erano le 7 di sera e la latteria stava per chiudere. E allora Vigorelli entra, apre e gli fa: hai vinto, sai come poteva fare Vigorelli, hai vinto il Nobel. E lui fa: sì, però la latteria magari vi sta già chiudendo, quindi... Ora non so fino a che punto sia vera, però dopo era diventato anche lui naturalmente un altro. La Milano di quegli anni comunque non fa fatica a presentarci figure di questo tipo. Un altro, e questo qui l'ha identificato pure Di Stefano, che tu nomini tra quelle pagine senza mai farne il nome, è però Montale, e quello è evidente, incontrato al Corriere della Sera. Anche se per Montale si capisce che tu hai un debole. Se certo che ho un debole, ma tutte le persone per bene hanno un debole per Montale. Ottima osservazione, ma non solo. Posso... Ma però lui fu con noi perché lui si offese. Quell'episodio raccontato lì è vero. Ecco. Quindi quando noi, che eravamo dei ragazzini, insomma, che non avevamo... Però, insomma, il Corriere per cui lavorava lui... Era un corriere arcigno, ferreo,
iperconservatore. E lui, quando noi gli facciamo questa domanda, si offese. E reagì con questa cosa terribile sua di una lucidità assoluta, dicendo: voi che facoltà farete? E tutti noi diciamo: lettere. E la crudeltà di dire: allora tra 4 anni, tra 5 anni sarete qui a pietire un impiego. Ma una dura scuola di vita. E tu che l'hai descritto, proprio quella comprensione della vostra attitudine, del vostro atteggiamento, hai parlato di lui come di un entomologo, no? Che osservava... Sì. Come esseri lui di ragazzi giovani come noi. Allora, noi avevamo 17 anni, 18 anni, cioè credo che non ne vedesse mai. Ecco, comunque il lettore di Montale si vede. A pagina 189, Montale presente 3 volte. Secondo me la prima è questa. Quando tu stai facendo un pisolino nella stanza della nonna, a cui ti era obbligo, alle 3 del pomeriggio, vedi una lama di luce, là dove si produceva questa lama di luce, nella malcerta chiusura delle imposte. Ora, la lama di luce, la malcerta chiusura è la malcerta. La lama di luce è quasi una fantasia degli ossi. Sì. Lo presento, però non è detto niente. Qui vai qualche pagina più avanti, dove finisce il capitolo, come sempre ci siamo, tu che cosa citi? Citi Ciaula che scopre la luna, lo zio il provinciale dei Cappuccini, cioè abbiamo Manzoni, Pirandello, eccetera, e poi il girasole impazzito di luce, no? Di nuovo. Qualche pagina dopo, ecco Montale che arriva, no, qualche pagina, veramente sono quasi 100 pagine dopo, ecco Montale incontrato al liceo. Tra Quasimodo e Montale ce n'è un altro però che... Di Stefano non era riuscito a identificare. Ci provo io? Bacchelli? Eh? Era Bacchelli nel palazzo neoclassico? No. Quello sbagliato. È un aristocratico ricchissimo. Bacchelli era un poveretto, poverino. Beh, però abitava in via Borgo Nuovo. Abitava in via Borgo Nuovo, ma non si illude. No, sai chi è quello lì? Dai, diamo una notizia anche noi, così almeno facciamo... È Piovene. Piovene? Piovene. Sì. Ah, perché ne parli anche come di artista. Io sapevo che Bacchelli un po' disegnava, no? Tu dici scrittore, giornalista e artista. Eh sì, forse hai ragione, Piovene. Piovene stava all'ultimo piano, che era, non so se fosse esattamente l'ultimo piano, o diciamo così, tutta una mansardona ricavata, di Palazzo Belgioioso, cioè uno dei più bei palazzi neoclassici, certo, di Milano, insomma, meraviglioso. E davanti alla casa del Manzoni, quindi è chiaro. All'angolo, diciamo. All'angolo, certo. Sì, la casa in cui poi si suicidò Raul Gardini. Raul Gardini, certo. Sì, invece sì. Occupava un appartamento al piano terreno. E lui stava all'ultimo piano ed era un grande aristocratico molto, molto, molto ricco, insomma. Non sono contento perché abbiamo anche noi uno scoop allora stasera. Però tutti questi tu li racconti come mete, ed era capitato anche a me. Anch'io ho avuto un professore di liceo, il mio era il Parini, non il Berchet, si parva licet. E eravamo... Parva licet io. Ci aveva portati il nostro professore di lettere a incontrare Montale. Ed eravamo stati a casa sua, in via Bigli. E tu ci hai arrivato? Tu eri tra quelli che andarono... Sì, eravamo 3 o 4, eravamo lì. Mi ricordo che ci aveva fatto vedere anche una specie di... i suoi disegni, che aveva una piccola parete con i disegni fatti da lui. Ed era una delle... Perché non erano ancora poi stati promossi come avvenne dopo, no? Comunque era una cosa... Per chi faceva il liceo, questi erano fatti sensazionali, no? Si arriva qui a ricongiungersi davvero con la storia. E poi arriva Fortini al Berchet, al liceo, no? Sì, ma perché Fortini lo nomini e gli altri no? Ecco, questo mi sono chiesto. Ma perché gli altri erano, diciamo così, protagonisti letterari, insomma, appartenevano. Fortini era un fatto politico, lui era lì come fatto politico. E quindi no, mi è venuto... Ho trovato singolare questo, perché c'è questo scarto tra il fatto che perché qui... Perché lì non è tanto, voglio dire, sono io che lo nomino naturalmente, ma sono
i ragazzi davanti al liceo che dicono c'è Fortini, capisci? Sì. È un fatto, come dire, non solo di coagulazione di tutto quello che sta avvenendo, ma anche di elevazione. Tutti i liceali erano di fronte, non è che potevo metterli mentre raccontavo la storia di questi che poi alla fine vengono un po' manganellati, non è che potevo raccontare un intellettuale e questi cosa dicono? No, lì è un pezzo di storia, si capisce, certo. Sì, capisci, dovevo fargli dire qualcosa, insomma. Ti capisco, altro scoop, no? Quindi anche questo, no, ha il suo senso, certamente. Ascolta, e anche perché questa, nel libro è abbastanza frequente quello che emerge dalle tue, dal fatto che tu nomini le persone. Ognuno ha un nome e col nome ha un'identità, no? A partire naturalmente da questo Ninni protagonista, tant'è vero che c'è quel punto fondamentale nel libro, perché è anche un altro momento di passaggio in cui il padre dice basta con questo Ninni, e allora viene fuori Pier Augusto. Pier Augusto è diventato. Camuffato, è Pier Augusto che viene fuori, sì, camuffato, sì. Perché anche tu, no, come Gian Arturo, porti un nome abbastanza ingombrante. Anche lì, complicato, un nome macchinoso. Questa cosa dei nomi, voglio dire, l'avverti come qualcosa di incisivo? Cioè, il nome è anche un po', guarda quella pagina finale, no, che si chiude sulla la vista del Tempio di Delfi, no? Quella pagina con la gita di Grecia ad Atene, dove di nuovo è l'onomastica anche a tessere poi una trama di richiami forti, no? Per chi ha queste esperienze alla fine le condivide, ma anche per chi non le condivide e comincia ad avvertire il valore, no? Cioè il senso del nome è qualcosa di forte nella tua narrazione, mi pare di capire. Sì, i nomi io li ho scelti, cioè ci ho pensato ai nomi. Ma tu sei stato davvero Ninni? Io sono stato davvero Ninni, sì. Ninni è vero. Ma per esempio mio padre... Te volevo farti all'inizio, ma te la faccio alla fine, perché è chiaro che il lettore questo aveva bisogno di saperlo. Ecco. Mio padre, mia madre e mia nonna, credo anche, non hanno mai nome. Difatti, sì. Non sono mai chiamati per nome. Non c'è il nome. Alcuni sì, altri no. Cioè, quelli, diciamo, più strettamente coinvolti nella vicenda familiare, no. Non ricordo le nonne. La nonna non è nominata. Non è nominata neanche lei, sì, giusto. Hanno nome i nonni maschi, entrambi morti, entrambi defunti. Quello morto in Argentina e quello, il militante socialista e cooperativista. Questa è una cosa che fa pensare proprio anche che naturalmente non è semplicemente una scelta narrativa, ma è qualcosa che riguarda te, sì, e anche un po', credo, anche un po' il modo che tu hai di pensare te stesso, le tue stesse ossessioni o preferenze, no? Naturalmente. Senti, adesso siamo ormai in chiusura, perché anche i tempi, credo che ci sarebbe tanto da dire. Una cosa che mi verrebbe da dire è, intanto tu finisci con la fine del liceo, no? L'iniziazione lì ha avuto le sue premesse, è anche chiaro, anche da quanto lasci cadere proprio così nei margini della narrazione, che cosa ti aspettavi dal futuro, naturalmente. E conti di proseguire? No, assolutamente. Perché proseguirò a scrivere, sto progettando e sto facendo, ma non più su questo tema. È un po' il discorso che facevamo all'inizio, cioè a me non interessava l'autobiografia in quanto tale. A me interessava quel mondo lì, era quel mondo lì la cosa vera che mi interessava, perché mi sembrava veramente un mondo perduto, un mondo completamente dimenticato nel suo sentimento profondo. E quella era la cosa che io volevo rievocare. L'autobiografia è stato la parziale autobiografia è un mezzo per fare questo, ma non era lo scopo, il fine
che io volevo ottenere. Poi se dovessi andare avanti, sai, dovrei raccontare l'altra grande esperienza fondamentale della mia giovinezza, è stato, come credo per tutti, anche forse anche per te, il collegio. Certo, e il legame. E qui entriamo totalmente in un'altra dimensione, non sono d'accordo con te, un libro. Ma è un'altra cosa il collegio, anche se, ripeto, è stato veramente molto, molto importante. No, secondo me il libro funziona proprio perché si chiude lì, altrimenti... Forse, lo pensavo anch'io. Avrebbe avuto il senso di una premessa che non vuole avere, perché ha una sua totale autonomia, e questo diventa evidente. Tutto quello che succede dopo è qualcos'altro, anche nella geografia naturalmente, no? Beh, qui siamo tra un'associazione di laureati pavesi, ex laureati pavesi. No? No, laureati, quello lo sono per sempre. Ex, per sempre. No, stavo pensando ex, no, ex, potremmo dire. Sì, sì. Ma mi stavo chiedendo, giusto, però era talmente forte questa dimensione del lasciarci qualcosa alle spalle, no? Che evidentemente vengono fuori anche questi corticircuiti. Ma Pavia, per cambiare e andare verso ormai una conclusione, tu sei presidente della Fondazione Ghisdieri, che ha anche un ruolo importante e anche di responsabilità naturalmente, nella situazione attuale non facile, no? In cui i collegi universitari si trovano, pur essendo rimanendo dei centri di eccellenza. Ecco, rispetto ai tuoi mondi, no? Quelli che hai messo a fuoco qui, Zanegrate, Querciano, Milano, Pavia dove si colloca rispetto a questo? Hai l'impressione che abbia anche lui una dimensione geografica? Perché secondo me, io quando sono arrivato, io venivo da Milano, e arrivare in collegio a Pavia è stato un po' come tornare indietro nel tempo. Cioè, quegli equilibri di cui tu hai parlato, no? Questa realtà che per me era di quelli che avevano di 5, 10, 15 anni prima di me, in collegio io li ho ritrovati nei discorsi dei miei compagni che venivano dalla provincia, no? Di questa realtà che era ancora così diversa, ancora così sensibilmente diversa. Per questo ti chiedevo se Pavia è stata magari in qualche modo una cartina di tornasole rispetto a tutti questi elementi che tu hai messo a fuoco qui. Non era così... No, adesso, ad esempio, io quando vengo a Pavia adesso, che ci vengo a parte Covid, permettendo a parte Covid, certo, più o meno una volta alla settimana per questioni del collegio, connesse al collegio, il salto tra Milano e Pavia è un abisso. Cioè è proprio una spaccatura profondissima. Allora non era così, ecco, c'era più omogeneità. E poi, sai, Pavia allora era una specie di montagna incantata. Cioè, o magica, come dice la mia amica e laureata a Pavia, Renata Colorni, carissima amica, montagna magica. Cioè, un luogo isolato. L'università aveva un grandissimo prestigio. Il collegio era una meta molto ambita. Era ancora completamente gratuito. Quindi da parte dei collegiali c'era, come dire, l'orgoglio, il sentimento del dire mi mantengo da solo, capisci? Studio e in realtà sto sulle mie gambe, in effetti. Questo è, devo dire, la verità, oggi è andato un po' perduto. Pavia come università è rimasta un po' periferica rispetto a quella specie di ciclone che è diventata Milano. Milano ha oggi, credo, 6 o 7 università, cioè una cosa, ha 20.000 studenti stranieri, cioè una roba pazzesca. E Pavia fa un po' fatica ad adattarsi come università, ha un ruolo che forse non è neanche poi così ben chiaro. Io ho sempre pensato che Pavia doveva fondare molto delle sue fortune sui collegi, cioè sulla residenzialità. E soprattutto al fatto di dare
ai giovani, ai giovanissimi, come ero io allora, come sei stato tu a tempo tuo, questa unica possibilità di vita in Italia di una società fatta da loro, a loro misura. Cioè, senza la vita familiare, che al di là di tutti i casi ha sempre una sua bella coloritura oppressiva. Questo era veramente una cosa eccezionale. E anche lì, sempre secondo me, l'Università di Pavia avrebbe dovuto scegliere alcuni terreni su cui eccellere. E invece non ha saputo fare queste scelte, ha pensato di poter competere su tutti i campi da gioco, ma non è così. Insomma, le lettere moderne che hai frequentato tu a Pavia sono irripetibili, e però forse quella era una cosa su cui bisognava insistere molto, molto, molto di più, no? Quel mondo lì. Ma anche quando io facevo le lettere classiche che facevo io, c'è un problema un po' di eccellenza. Però adesso cerchiamo di fare il possibile per dare... Intanto, come Ghisieri, abbiamo compiuto 450 anni, che non sono pochi. Sentivo prima la nostra amica che parlava dei 600 erotti dell'università, ma insomma anche 450 non sono pochi. Noi campiamo tuttora su quello che ci lasciò il Papa, eh? La verità è che, essendo nati un collegio della Controriforma, come noi siamo, con un esplicito intento controriformistico, però intanto ha campato 450 anni sull'idea di quel segaligno individuo che era stato il grande inquisitore di Lombardia. Per cui... Vedi come riesci sempre a riportare anche la storia, anche dentro la storia, qualche buon senso legato all'imprenditorialità, quindi e queste considerazioni. No, mi sembra che siano, fa molto piacere sentirle, perché sono anche delle grandi, come dire, dei grandi temi su cui riflettere, quelli che ci offri nel libro e anche con queste ultime parole. Io non avrei altro da aggiungere, dati. Vuoi solo sapere una cosa da te? Tu sei ancora nella casa del Manzoni? Sì, faccio parte del comitato per l'edizione nazionale e ho qualche ruolo minore, ma il ruolo di direttore non esiste più, perché per le piccole fondazioni è stato cancellato, quindi il mio ruolo di quando ci incontravamo non esiste più. La edizione che tu dici è ancora quella che andava avanti per altri 50 anni, che sì, fece Vigorelli, quella lì. E quella è iniziata da Vigorelli, sì, ora prosegue, sì. Faticosamente, ma prosegue. Bellissima, però. Faticosamente è il minimo che si possa dire per qualsiasi cosa si faccia in questo paese, no? Tu lo sai bene, essendo un ragazzo italiano. Insomma, <vabbè. ride> E tu dove insegni fisicamente? Allora, ma questa parte finale, poi non so se interessa molto. Vabbè, ma noi la facciamo lo stesso, casomai. No, sei tu l'intervistato, e non cambiamo voi. Noi insegno letteratura italiana all'Insubria, che ha sede Varese e Como. Tu forse ricorderai chi era stato a fondarla, che doveva essere il primo intervistatore, poi ha lasciato l'incarico a me, che era Renzo Dionigi. Forse. Certo. Sì. Lui è stato il fondatore dell'università, che adesso ha compiuto 20 anni. Niente rispetto al resto. Abiti a Milano? Abito a Milano, sì. E a Pavia ci vieni? Sì, spesso, sì. Beh, ancora amici, cose da fare. In collegio, certo. Cose da fare. Anche. Sì, sì. Bene. Bene, bene, molto bene. Tu ci vai una volta alla settimana? Ancora? No, più non a cadenze fisse, però tra una cosa e l'altra. Poi sai, il rettore del Ghisieri, che è Andrea Belvedere, certo. È un mio compagno d'anno. Certo. Lui era proprio del mio anno, ed è stato lui che mi ha nominato poi presidente della fondazione. Però lui è, adesso non voglio dire, insomma, lui è... in condizioni di salute un po' più
un po' più precarie di me. Ha avuto anche adesso il Covid. E ho sentito, abbiamo sentito, sì, sì. Una forma molto aggressiva dalla quale per fortuna ha cavato la pelle, insomma, però. E quindi vengo più o meno, sì, insomma, nella media, tra una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni. Vabbè, comunque ci incontreremo sicuramente a San Pio. Facciamo in modo di vederci. Volentierissimo. Senti, grazie Gian Arturo Ferrari. Ringrazio te moltissimo, soprattutto per la tua lettura del mio libro. Proprio beh, no, guarda, l'ho letto davvero, non sto dicendo una piaggeria, perché l'ho letto veramente con interesse e volentieri, anche perché ci sono delle cose tanto che fanno capire come tu sappia scrivere e come in realtà scrivere per te non è stato un passatempo, ma qualcosa di più, ecco. Quindi il lettore di questo, poi lo strega è andato come è andato, no? Quello, no. Quello era per segnalare la propria presenza in un momento in cui non si poteva fare niente. Non si poteva fare presentazioni, non si poteva fare nulla. No, ma è stata una bella finale. C'era anche Caro Figlio, no, mi pare? Sì. Sì, sì, sì. Beh, il libro di Veronesi è un... Però, insomma, sai come vanno le cose. Però il libro sta facendo la sua strada, immagino, questo, sì, non il tuo. Sì, non una strada clamorosa, però va avanti a vendere, sì. Penso che ci siano... spero che i nostri... Chi ci ha ascoltato stasera abbia trovato anche delle ragioni per leggerlo e anche per conoscere una personalità come la tua, che insomma non se ne trova proprio dietro l'angolo. Grazie di questa conversazione, Gian Arturo. Grazie, grazie a te. Ai nostri ospiti. No, grazie. Volevo aggiungere due cose prima di ringraziare i relatori. Volevo informare che è vero che Milano ormai ci sta fagocitando come università, come numero di università, però volevo ricordare un fatto storico, che tutte le università milanesi sono state fondate da laureati dell'Università di Pavia, a partire dal Politecnico Francesco Brioschi, laureato pavese, e poi ancora negli anni 20, quando sono nate le prime università milanesi, e noi c'eravamo dal 1361, la statale è stata fondata, voluta, insomma, fondata è un po' esagerato come appunto verbo, da Luigi Mangiagalli, altro laureato pavese, così come la Cattolica da Padre Gemelli, altro laureato pavese, peraltro. Non uno stinco di santo, ma un ghiseriano. Va bene. E poi dico ancora che, come è già stato detto, insomma, anche l'Insubria è un po' gemmata da Pavia, insomma, è nata proprio grazie ai pavesi che sono lì andati. Questo non per, come dire, rimpiangere il tempo passato, no? Ma per dire che, insomma, si può guardare al futuro con qualche speranza in più, avendo un passato che davvero ha radici profonde. Io ringrazio tantissimo i relatori di questo dopo cena letterario, e aggiungo che è stato qualcosa di più di un dopo cena letterario, grazie proprio alla maestria dei relatori, e ho piacere di augurare a tutti buon Natale e buon 2021, compatibilmente con quello che la sorte ci sta regalando. E mi piace dare appuntamento al 18 gennaio del 2021, quando si presenterà il libro di un autore citatissimo questa sera, e cioè Paolo Di Stefano, con il libro Noi. E dico che alle 300 pagine di Ragazzo Italiano di Gian Arturo Ferrari si accompagnano bene queste 600 pagine di Noi di appunto Paolo Di Stefano. Grazie ancora a tutti, auguri e alla prossima. Buon Natale e grazie. Grazie. Buon Natale, auguri a tutti. Grazie.